È stato inaugurato ieri pomeriggio il Palagrini, il nuovo palazzetto dello sport realizzato in via del Piagese, in località Moio, ad Agropoli. Il Palagrini è dotato di 3 tribune, con una capienza di 500 posti a sedere, un campo in parquet che sarà destinato alla danza sportiva e già predisposto anche per la pallavolo ed il basket. Alla cerimonia era presente, ovviamente, il sindaco Franco Alfieri, che ha così commentato questa iniziativa fortemente voluta dall'intera amministrazione comunale. Diciamo che Agropoli cresce in senso generale, poi è evidente l'infrastrutturazione sportiva, cioè la costruzione di nuovi impianti, il secondo palazzetto dello sport realizzato dalla stessa amministrazione, quindi sono cose un po' inusuali. Generalmente opere così importanti, se ne inizia una poi c'è bisogno di decenni per vederle completate. Questo è un palazzetto che nasce per la danza sportiva, ma nel quale si può praticare anche basket, pallavolo, e già da domani inizieranno degli eventi sportivi di pallavolo di natura nazionale, addirittura di rilievo nazionale. E poi tra 2 mesi inaugureremo un calcio a 8 coperto, sempre qua in questa località, dove io voglio far notare si fa un palazzetto ma nello stesso tempo si amplia e mette in sicurezza la viabilità per raggiungerlo, si crea il parcheggio, la pubblica illuminazione, quindi tutta una programmazione che funziona, che poi in realtà il segreto del successo è proprio questo: programmare le cose, non perdere tempo, agire per priorità e fare le cose con grande determinazione e coraggio. Questi sono gli elementi che mi hanno sempre ispirato come amministratore, che ispirano l'intera amministrazione comunale di Agropoli, e poi ovviamente i risultati sono questi: tagli di nastri in continuazione, opere importanti che fanno crescere la città, fanno migliorare la qualità della vita e danno la condizione anche per il turismo. Sindaco, questa però è anche l'occasione per fare una riflessione su un'Italia lenta, su una macchina burocratica molto lenta, perché a quanto pare questo palazzetto è stato costruito grazie anche allo sblocco di fondi addirittura che risalgono ad Italia 90. Sì, questo è un po' paradossale. Io ho trovato una parte dei fondi che erano addirittura stati finanziati con la legge dei mondiali di calcio, ovviamente colpa di nessuno, colpa di chi non li ha investiti prima di me. Certamente ci sono sempre delle difficoltà, però le difficoltà si superano con la competenza, con la determinazione, il lavoro e l'impegno. È vero che ci sono opere ferme che vanno a rilento, però questo dipende anche dagli uomini, dalla classe dirigente. È chiaro che tutto può essere migliorato, le leggi possono migliorare tanto, però io credo che i problemi si risolvono con la competenza e con il lavoro di tutti i giorni, non perdendo tempo soprattutto, perché a volte la risorsa più preziosa è il tempo e non sono i soldi.